Salve a tutti i lettori di Windows Blog Italia, siamo nello stand Nuance, il partner Microsoft giapponese che nonostante le quote di mercato praticamente pari a zero in Giappone di Windows 10 Mobile ha pensato di lanciare uno smartphone dedicato al business. Dedicato al business ma comunque con una grande possibilità di personalizzazione, come vedremo in seguito. Lo smartphone, il Nuance Neo, Windows 10 Mobile, uno Snapdragon 617, octa-core, 2 GB di RAM e 16 di memoria flash. Ovviamente la memoria interna può essere espansa grazie alla micro SD, supporta la rete 4G e ha uno schermo di 5 pollici 1280x720 pixel con 295 ppi di risoluzione. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel con apertura f2.0, mentre la fotocamera frontale è da 5 megapixel grandangolare. Che altro dire? USB Type-C sulla parte inferiore, mentre il jack da 3,5 mm per le cuffie. Ma vediamo un attimo il grado di personalizzazione. Lo smartphone può essere rapidamente smontato, la scocca posteriore è divisa in due parti che possono essere rimosse e qui arriva la prima sorpresa, perché oltre agli slot per la micro SD, per la SIM e la micro SD, abbiamo un vano per inserire la, ad esempio la carta di credito per fare pagamenti tramite NFC. Come abbiamo detto, la personalizzazione è molto varia, infatti potrete scegliere tra due combinazioni di colori, ad esempio usare la scocca in legno con la finitura in legno, oppure ce ne stanno alcune speciali in pelle di coccodrillo colorata o con altre finiture, oppure vellutate, insomma c'è veramente una vasta scelta. In più non mancano le flip cover che vi consentiranno di espandere ulteriormente le doti del vostro smartphone anche con un portacarte, un portadocumenti. Nuance Neo per il momento non è venduto in Italia, ma gli amici giapponesi ci hanno detto che stanno prendendo accordi con partner italiani per una distribuzione non solo nel nostro paese ma anche a livello globale. Con questo è tutto, un saluto da Adriano dal Mobile World Congress, al prossimo video, ciao!